hai vista la fontana chi la va di saluta tutti i pratanesi dite che c'è tu e a chi ti punce tu ho finito buongiorno a tutti buongiorno scendere fallo ma non eri qua in pulla prima no ero di là era nascosta complimenti per l'organizzazione Felice bravi scusi ma questo è il film dei platanesi immagino no. Ti stavo dicendo una battuta teloni Buongiorno. Mi tutto bene? Dove andiamo? Andiamo a Verona. Sì, a Verona. Non so esattamente il punto che trovo. Cianzino. Questo è un bel punto. Signor Pietro. Possiamo immortalarla, Filippo, possiamo immortalarla dentro nel filmino, anche sua moglie. Tanto ormai queste foto che mette, Ale. Vedrai che succede il prossimo anno. Vedrai che succede il prossimo anno. Tutto peccato. No, ma Franco. No, me la sono vista, mi viene per qua. Siamo un po' più Alina. Frederick. Allo? Allo? Ah, sì, ma adesso. Oh, tu o io, mo? No, questo sono foto. Aspetta. Tu passa di là? Tutto il giorno così. Mamma, lo sai che se fai così non sanno, vero? Conoscete questi due tipi? Ma a me di guarda ti spiego questo qua, guarda. Dopo vi faccio firmare la privacy, sì. Qualcuno ti denuncia, sai? Sì. Non si sa mai. Ci possiamo aspettare di tutto. Sì. Mamma, coordinazione automatica. Beh, adesso è appena nato. Infatti ieri guardavo il filmino, vedi che c'era una fila. La fila c'era una rosa. Domenica. Un passeggino Antonio era biondo però che non dite qualcosa che non dovete dire così c'è tutto registrato che non dite qualcosa che non dovete dire, tutto registrato. Cosa vuol dire in italiano? Poi ti ho fatto lo spiegare da qualche quante vacca. Sì, che tu mi ha visto? Facciamo delle carte che Mauro! Mauro! Come fai stare 500 battaglie? Che l'Europa e tutto il mondo, in particolare un abbraccio a tutti i platanesi, che oggi è il nostro miglior giorno che ci siamo trovati e ci troveremo ancora e speriamo che non sia l'ultima volta che stiamo insieme e mi auguro che questa compagnia e questa organizzazione possa continuare all'infinito. Vi saluto a tutti, Antonio Papino. Giornata qui a Zevio, provincia di Verona. Beh, siamo tutti qui riuniti, è stato prenotato il sole. Se nel caso il sole non c'era, c'è andata di culo.
tanto. Ma che fame, Angelo, dai! Un applauso, Angelo! Bravo! Se stiamo qua in silenzio, riesco a farmi capire. E quello che vi voglio dire soprattutto. Allora, intanto, grazie di essere tutti qua. Grazie di aver creduto a una giornata così. Chi c'è, c'è. Non c'è, non c'è. E qua con noi, nei nostri cuori. Bravo, Angelo! Allora, non è casuale la cosa che sia il 13. Oggi è una ricorrenza per me un po' particolare. 2 anni fa mio padre se n'è andato, dopo mia mamma. È la giornata che voglio dedicare a livello personale ai miei genitori. Però c'è anche un'altra cosa. Come io sto dedicando questa giornata ai miei genitori, ognuno di voi è autorizzato chiaramente a pensare a chi non c'è più. È qua con noi e penso si guarderà la propria parte. Un'altra cosa, io posso avere le idee, si possono fare tante cose. Siamo una piccola platania oggi, siamo un paesino. Ognuno di noi ha mille collegamenti, ha mille parenti, ha mille. Infiniti. Ricordiamoci che esiste anche tanti nostri compaesani che sono in giro per il mondo, tanti di noi sono persone e paesani che hanno abbandonato la propria terra, non la possono più calpestare da un bel po', noi siamo ospiti sempre da qualche parte, ricordatelo, però chiaramente quando noi siamo a Platania, il nostro paese, camminiamo un po' leggeri, nonostante Platania, ok? Il messaggio è arrivato. Io ripeto, siamo una piccola platania, è un orgoglio essere nati lì, per tutti, io lo dico per me, spero valga anche per voi. Io sono felicissimo di avervi qua. Alla fine c'è stata forse una selezione naturale di chi doveva essere qua, perché le persone che vedo, che sto fotografando, probabilmente hanno dei collegamenti con qualcuno che è lassù. E probabilmente sono le persone che, queste due persone nel mio caso, avrebbero avuto la loro festa. Ok? Quindi io dico, pensate a chi non c'è a livello, ma pensiamo a noi perché è una festa. Bravo! Passate una bella giornata, non faremo il vita a Verona a vedere l'arena perché si fa pagare il biglietto e non è il caso. Ma passate con l'altra di voi, parlate, conoscetevi, ritrovatevi. Il senso di questo gruppo, di questo Platanese in the World e Platanese nel mondo è questo: ricollegarsi, ritrovarsi, rincontrarsi, perché no? Dico anche a chi viene da fuori, noi, oggi c'è un pullman, due pullman da Bolzano, e chi ha orecchie intenda, non è detto che si debba fare qua, o se qualcuno ha qualche idea, che voleva fare, non so, a Genova, a Novara, a Como, in Svizzera, ci prenderemo la briga di ritrovarci. Chi ci crede andrà, va bene? Mi auguro che passiate una bella giornata. Vi dico un'ultima cosa, Platanese in the World si è mossa in maniera così come i ragazzini, no? Facebook, questa storia, il computer, l'internet, il mondo, non è forte del mondo. Allora, devo dirvi con orgoglio che siamo riusciti, chi ha contribuito con la maglietta, ve lo dico, che forse non è arrivata questa notizia. Siamo riusciti a donare a Platania il defibrillatore, il secondo defibrillatore, noi, in collaborazione con la Provo. Bravi! Attenzione alla cosa però, le magliette possono esistere, però non l'ho comprato io il defibrillatore, l'avete comprato voi, l'avete dato voi. Le idee possono esserci,
ma se non c'è nessuno che si crede, signori, non si va da nessuna parte. Allora io dico, con orgoglio, qualcosa di buonino abbiamo fatto per i nostri parenti, compaesani, amici. Volendo, si potrebbe anche, volendo, fare qualcos'altro. Però sta a noi... deve capirlo qua da lì e non noi. Assunta Bella, deve capire quello che abbiamo fatto. Assunta Bella, guarda, non aprire porte. No, sei stanca. Allora io dico, con orgoglio noi abbiamo fatto questo. Si potrebbe anche volendo fare qualcos'altro, non so che cosa. Lancio un'idea. Guardate cosa vi dico. E dopo andiamo a mangiare. Me la fa, me la. Celestino. Angelo, sta famiglia. Perché scherzo? No, io vado là dove è andata. Mettilo in posizione. Tanti anni fa è successo un particolare che in quasi tutti, penso di noi, ha contribuito a strutturare la chiesa di Batania. No? Chi più, chi meno, hanno contribuito, hanno fatto donazioni. Benissimo. Sono d'accordo, ma il campanile è sempre fermo, l'orologio è sempre là. Lo so che potrebbe essere un'idea da mandargli due lire, no, è due lire perché faccia funzionare quel cavolo di orologio, almeno che qualcuno viene a ridere. Questa è un'idea, va bene. Comunque io vi dico grazie di essere qua, grazie a te. Abbiamo pomeriggio da passare un po' di ore insieme. Nessuno è legato agli orari. Chi vuol rimanere, chi deve andare, cioè io lo dico subito. Dopo ci ragguaglieremo sulle cose. Intanto, buon pranzo e buona giornata. Sentire mie cari amicone, parlavo di ricchezza di Lazzarone. Lo Padre Eterno per loro peccati, tutto al lavoro l'ha condannato. Chi mangia prima? A crepa panza, chi pita fave con la bilancia, chi ne ci piatti e chi ne nessuno, mangiate le nove e ditele uno. A gentarella campa affamata, qua con la gente sempre sfruttata, e un ricco a tavola con la sua bella, e dopo pranzo una partitella. E gambe mie quando cammino panne, cavallo e carrozzino, puri passeggi e poltroncini, treni e vagoni e portantini. Chi si ragione, chi stanno a lumparo, non grida da Dio ballo denaro, mangiano e vivano a crepa panza, e noi campavo con la bilancia, e noi campavo con la bilancia. Thank you.
palle, eh? Qui vanno passi, non passi, non giri, non passi. Guarda, no? Ciao. Signori! E signori! Come si è messo con colesterolo, Felipe? Come si è messo con colesterolo? Non bene. È una cosa che ho dedicato. Solo, mica solo te, eh? Mica solo te. Ognuno è diabetico. Già ancora per capire più il diabetico. Una casa, una tenuta. Io diabetico. Già preso la pasticca? Già a posto? Buon appetito! Non sono signore. Per me sì. Sono felice. Allora se sei felice, sei esatto. Felice. No, io signor Costanzo è un'altra cosa. Io mi chiamo Nuno. Esatto. Angoli cani. Qua sta mangiando solo lui. Sai chi sei vissuto vicino a me? L'autista. Autista, sono vicino a me. Ma Tony, perché l'hai mangiato? La venuta che vuoi. Ma se so, guardami. Platanesi in the world. Bravo. L'hai portato la torta? Perché le mie polpette le hai mangiate, ma te hai fatto l'anniversario, hai portato la torta? No, non l'ho fatto. Sempre con le manine così. Scusa, non ti avevo visto, scusa. No, non è, si ne prende. Ciao. Sentiamo il bidone del Roberto di Milano, dopo lo chiamo. Proprio di Milano, non c'è. L'hai visto tu? No, non c'è. Dopo lo chiamo. Anche l'altra sera, mi raccomando! Sì! Sento io! Questi sono! Se te che sei più vicino di me! Ma che cosa? Te, come sei messo a colesterolo te? Come sei messo a colesterolo? Non ce l'ho colesterolo. Sì, non ce l'hai. Non ce l'ho. È nascosto. Dopo pranzo di 20 anni siamo a posto, no? Sì, dopo pranzo di 20 anni. Tranquilli. Prossimo anno alla tua. Miglia di nuovo, te sei calmo a Merano, te stai calmo a Merano, sai? Che sei sempre ospite a Merano. Anche se 20 anni che sei là ormai. Sei 20 anni? Di più. Di più. Così niente.
avevo 15 anni, poi ce l'ho 38, 36. Che cazzo dici? Ah, di più 59. Cosa dici? 39, è più vecchio di me. Lui? Anche adesso è più grande di me. Sì, ma lui è da 39. Te li superi 50. Quando li faccio il prossimo anno? Sì, zia Sandra, solo nome. Sì, sì. L'importante è che perché stiamo bene poi. Sì, le porta, le mani, sì. Sono gli anticorpi grandi. Ho visto io, capisce di calabrese. Volete salecito? Silenzio! È venuta bene. Ok, allora, un brindisi alla nostra maniera, ok? Però di là non stanno zitti, noi che devo dire. Allora, vediamo un secondo. Padri, i nostri genitori, oggi vorrei festeggiare il compleanno di una persona che ha compiuto, non si dice, però la bellissima età di 90 anni. Ah. E via. Rosalba Ferri, oggi, non li fa oggi, li ha fatti pochi giorni fa, ma li fa oggi. Abbiamo sposato la data. Però la cosa importante, la dico col cuore, è avere tra noi queste persone. Perché siamo noi, saremo noi un domani. Quindi io faccio, zia Rosalba, i migliori auguri della tua giovinezza. Allora, adesso... c'è qualcuno che dovrebbe consegnarti qualcosa? No? Ma se lo diceva prima pagava tutto lei! Non ci sono più! Allora, continuo nel discorso. Quando si fanno questi convivi, non solo i giovani fanno parte di questi convivi, non c'è solamente il divertimento puro e casuale, c'è anche le giornate da stare insieme a queste persone. È importante, importante perché sono la nostra memoria e quelli che ci ricordano da dove siamo venuti, chi siamo e forse anche dove andremo. Io c'è anche un'altra persona che la mia amica, io lo dico, la panettera, la Teresa. Siccome non fa gli anni, io vi concedo un bacio io, mio. In un contesto della giornata, chi è che fa gli anni? No. Oggi non faccio nessuno, non parlo con niente. Però c'è un'altra persona che si chiama, però
scusate, che fa 40 anni di matrimonio, qua l'ho sentita così, si chiama Celestino. Fa 40 anni di matrimonio. Non si festeggia. Se paga la bottiglia beviamo, altrimenti fai 40 anni a conservarla. Allora, prima con i soldi! Allora, adesso vai. Volevo consegnare la Via Rosalba, un pensiero rapido. Se andate a chiedere informazioni sulle vostre famiglie vi dice tutto. Vogliamo fare una mezz'oretta. Una mezz'oretta, non di più perché non siete allenati, ci sono tipo allenati, meno o meno Celestino che dice di essere il più bravo ballerino di Platania, no? Io faccio entrare un po' la musica, se qualcuno se la sente di fare sulle note delle nostre musiche una ballata, questa è la giornata, poi dopo vi darò quanto va, va bene? Grazie di essere stato qui. Bravo! Io ieri mi divorgo tanto di io veniva io ieri mi divorgo you hear me in the woods, come to the youth and me nada more. And me nada more, and me nada more. You hear me in the woods, all your life you mara.